Il fantasista barese Antonio Cassano ha fatto una gaffe parlando di omosessualità, anche se si è già scusato. Ha precisato che l'omofobia è un sentimento che non gli appartiene e non voleva offendere nessuno né mettere in discussione la libertà sessuale delle persone, ma ormai il pasticcio era fatto. Il tutto è nato durante una conferenza stampa, quando gli è stato chiesto se ci fossero gay in nazionale. Una domanda prevedibile dopo le dichiarazioni radiofoniche rilasciate dal conduttore Cecchi Paone, che ha parlato di tre gay in nazionale e due bisex, aggiungendo dati statistici su l'omosessualità nel calcio. Cassano ha detto che Mr. Prandelli lo aveva avvertito che gli avrebbero fatto quella domanda, ma Cassano non è riuscito a evitare lo scivolone. Problemi loro, sono frosci, problemi loro. Ma la spiego così, se no mi attaccano da tutte le parti. Sono frosci, se la vedessero loro. Mi auguro che non ci sono veramente i nazionali. Ma la frase sono froci, sono problemi loro e non mi riguarda, ha suscitato diverse reazioni, comprese quelle del governatore pugliese Nichi Vendola. Cassano ha chiesto scusa. Sono molto contento. Io ho provato una doppia rabbia. La rabbia, diciamo, proprio perché le espressioni di intolleranza e grevi che lui ha adoperato sono inaccettabili. E perché poi Cassano è anche, diciamo, un'immagine, un'icona di Bari, della Puglia, del Sud, non ha reso un bel servizio alla nostra terra presentandosi come portatore dei più arcaici tra i pregiudizi. Aver chiesto scusa da parte di Cassano è una prova di maturità e sono molto contento che l'abbia fatto. Tutti possiamo sbagliare, ma la cosa importante è riconoscere l'errore quando c'è stato.